Eccole in campo, Juventus e Lazio, con il fiorentino Rocchi arbitro, gli assistenti di Liberatore e Cariolato, gli arbitri d'area sono Banti e D'Amato, il quarto o sesto uomo, se volete, è Mazzoleni, che fu l'arbitro della Supercoppa della scorsa edizione a Pechino. Antonio Conte, terza stagione da allenatore della Juventus, di cui fu grande condottiero e capitano, anche da giocatore. La Juventus che si schiera con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah, Vucinic e Tevez. Dunque una novità rispetto all'organico dell'annata precedente. Il colpo grosso del mercato, senza nulla togliere a Llorente, a Ogbon, è certamente Carlitos Tevez, plurititolato, è stato campione continentale, non dimentichiamolo, a livello di club sia in Sud America che in Europa, intercontinentali, ha vinto anche due supercoppe inglesi, una con il Manchester United e l'altra con il Manchester City. Dall'altra parte la Lazio di Petkovic, che nella sua prima annata ha centrato il grande obiettivo di un trofeo, e che trofeo, la Coppa Italia, battendo la Roma nel derby il 26 maggio scorso. La Lazio si schiera con Marchetti, Cavanda, Biava, Diaz, Radu, Ledesma, Candreva, Biglia, Hernanes, Lulic e Klose. Dunque non è solo Biglia la novità rispetto a quanto era stato annunciato, Biglia è una novità assoluta in gara ufficiale, sempre rispetto all'organico biancoceleste dell'annata precedente, ma in extremis c'è stato il forfè di Konko, che sarebbe stato titolare come esterno difensivo a destra, stiramento per lui, e allora spazio a Cavanda, che trova dunque un posto da titolare nella partitissima. Cavanda che, è una curiosità, una coincidenza, non giocava una partita ufficiale proprio dalla gara di Coppa Italia il 22 gennaio di quest'anno a Torino, che la Lazio riuscì a pareggiare per 1-1, poi si impose per 2-1 in ritorno, guadagnandosi l'accesso alla finale. Serata splendida sul piano dell'atmosfera, c'è grande attesa per questo super match che assegnerà il primo trofeo ufficiale della stagione calcistica italiana. La Juventus ha vinto 5 volte la Supercoppa di Lega e, in caso di successo, aggancerebbe al vertice dell'Albo d'Oro il Milan, che ha quota 6 successi. 3 volte ha trionfato in Supercoppa la Lazio, una finale persa nel 2004, i successi sono nel 98, nel 2000 e nel 2009 a Pechino. La Juventus nei suoi colori classici, è invece in maglia blu la Lazio per questa Supercoppa. Klose e Tevez, un altro dei confronti interessanti, a pochi secondi dal calcio d'inizio, è una delle attese naturalmente più importanti. Klose, che non ha mai fatto gol in carriera, in 7 precedenti tra Werder Bremen, Bayern Monaco e Lazio, alla Juventus. Questo è stato fatto notare a Buffon, che ha detto in effetti un po' di timore c'è, ma naturalmente poi vedremo quella che sarà la risposta del campo. Comincerà la Lazio, Rocchi sta effettuando le ultime verifiche, cenni d'intesa anche con gli arbitri d'area, e sembra proprio tutto pronto per la 26esima edizione della Supercoppa di Lega, che si gioca per la terza volta allo Stadio Olimpico di Roma. Arrivano gli ok e può dunque fischiare Rocchi. Juventus contro Lazio. Radu, Diaz, Biava, subito l'attacco da parte di Vucinic, recupero di Tevez, all'indietro per Bonucci nella Juventus, in pratica alla vigilia c'è stato l'ok di Barzagli, che aveva una tendinopatia che l'ha costretto anche a saltare l'impegno con la nazionale. Un tentativo di sponda per dare profondità alla corsa di Vidal, c'è stata ingenuità da parte di Radu, che si lamenta con l'assistente. Allora può proseguire la Juventus, Lichtsteiner e poi Lulic, ma insiste ancora Lichtsteiner. Lulic si avventura in un dribbling rischioso, alla meglio nello spazio stretto, però scaraventa poi direttamente in fallo laterale.
Biglia ha spostato irregolarmente Pirlo. Chiellini per Asamoah. Pogba va a occupare uno spazio davanti ad Asamoah, poi rientra Bonucci, Chiellini, tutta la Lazio nella propria metà campo. Tevez forse ha toccato anche la palla con la mano, ma in precedenza c'era stata una spinta per cui la punizione per la Juventus, anche se la Lazio si accingeva a ripartire. Ed ecco inquadrato claudicante Marchisio, ecco l'intervento irregolare su Tevez da parte di Diaz. Petkovic non era d'accordo su questa decisione di Rocchi. Tre juventini sulla palla. Tevez se ne va, dietro Pirlo c'è Bonucci. Sì, questo è proprio la mattonella, è proprio la posizione ideale. Può scegliere. Anche 6 metri sono tanti. Sono tanti, però c'è la distanza per far abbassare palla e può colpire uno dei due pali. Quindi il portiere si ripara nell'angolo più debole. Però. Pirlo cerca l'intesa con Lichtsteiner e lo schema della Juventus. Pogba si gira e la Juventus è in vantaggio. È lo schema. Juventus 1, Lazio 0 al 23esimo. Ha colpito Pogba, è entrato da pochissimo al posto di Marchisio. Sì, anche se Lichtsteiner ha messo la palla ma l'ha messo alla cieca, avrebbe dovuto metterla un po' più in diagonale. Fortunatamente un rimpallo ha messo in condizione Pogba, che con una Veronica, perché la palla l'aveva già superato. Poi però ha una grande forza perché fa perno sulla gamba destra e colpisce di sinistro con grande decisione. Proprio nella porta sotto la curva sud dell'Olimpico, occupata dai tifosi della Juventus, ha colpito Pogba. Pirlo, Lichtsteiner, deviazione di Radu, rapidissimo Pogba che ritrova la coordinazione, si gira e riesce a battere Marchetti, che ha intuito ma non è bastato per opporsi. Sfiora la palla ma mano destra piegata dalla conclusione di Pogba, che rivediamo ancora dall'altra angolazione. Che coordinazione, sì, ha ritrovato il passo, sì, immediatamente Veronica, però ritrova subito la distanza della palla, quella idonea per colpire. Mazzoleni, che peraltro era chiaramente nell'intersezione, sì, delle linee, quindi da Biglia, soluzione molto larga, Diaz schiaccia, non riesce di sinistro a provare la conclusione close, anticipato. Ora Pirlo, Chiellini velocissimo, si è portato in zona d'attacco. Vidal che ha visto Lichtsteiner, due difensori in fase d'attacco per la Juventus, c'è Chiellini, intesa perfetta, il raddoppio della Juventus, sorpresa nella controgiocata alla Lazio. Sì, quando Gianni ho detto che la squadra mi sembrava che avesse meritato questo primo tempo il successo, la vittoria, insomma è una squadra molto lucida che ha approfittato degli errori che gli ha concesso la Lazio, quindi la squadra che ha aspettato e sapeva di dover interpretare una partita di questo genere, e non è ancora finita, insomma la Lazio ha capacità e possibilità per recuperare, però veramente straordinaria questa squadra in lucidità. Guarda, in due passaggi. Ha idee chiare, Vidal lucidissimo nella, sì, verticalizzazione, Lichtsteiner, Chiellini va incontro all'idea, al traversone basso del compagno, un centrocampista esterno e un difensore confezionano la rete del raddoppio, l'avvio però di Vidal, e Pirlo subito, grande lucidità in fase di ripartenza della Juventus, cioè la preparazione è andata in automatico proprio. Esattamente, quindi loro hanno preparato questa partita, si vede, l'hanno preparata così, sapevano di dover colpire in quella maniera, sanno dove poter agire quando entrano in fase di possesso, hanno aspettato il momento giusto. Però insomma la partita è ancora lunga e questa Lazio non può abdicare. E ancora c'è tanto da giocare, tanto, naturalmente. Sì, Chiellini ha colpito al settimo del secondo tempo. Allora, Chiellini il gol che comincia a diventare un po' una bestia nera per la Lazio, sì, perché ha fatto già 3 gol in campionato ai biancocelesti. Volevi intervenire, Alessandro? Sì, no, per dirvi che ovviamente la partita della Juventus è scattata tutta in piedi al gol. E piccolo aneddoto, qualche intanto minuto... prova la giocata con l'interno del destro Hernanes. Scusami, mandavo in cronaca, naturalmente, vai pure. Qualche minuto prima Conte aveva richiamato duramente Chiellini dicendogli Giorgio dove vai, chiedendogli di rispettare la posizione ovviamente a guardia di Candreva, e poi Chiellini è andato a segno. Eh sì, è andato a segno in una voragine dei centrali difensivi della Lazio, perché copertura. La retroguardia era impreparata della squadra di Petkovic, anche perché 4 passaggi, verticalizzazione e addirittura un difensore che accompagna centralmente in attacco l'azione. Ed ora Lichtsteiner,
con la palla che finisce dentro inserimento centrale, ancora lui protagonista, stavolta direttamente, con misura, giustezza, tempismo, controlla e batte Buffon che perde l'uno contro uno. Era naturalmente difficile a quel punto per il portierone, con Marchetti naturalmente che perde l'uno contro uno, era difficile per il portierone della Lazio opporsi a Lichtsteiner che ha colpito ancora una volta micidiale 1-2 in avvio di ripresa. Juventus 3, Lazio 0. Rivediamo inserimento in diagonale di Lichtsteiner che parte da destra, controlla e castiga la Lazio totalmente sbilanciata perché tutti sono andati verso il settore di sinistra nella difesa della Lazio. Vucinic una pennellata per Lichtsteiner che l'ha messo in condizione di andare sulla corsa, poi molto freddo davanti al portiere. Sì. Ma insomma qui c'è tutto quello che deve fare una squadra di calcio quando deve affrontare la fase offensiva. Comunque Gianni, noi stavamo dicendo nei primi minuti che Lichtsteiner godeva di eccessiva libertà, 2 assist e 1 gol. Super protagonista certamente di questa Supercoppa Lichtsteiner, con la personalità di andare ad occupare quello spazio e la freddezza, come se fosse un attaccante consumato, di controllare, mantenere appunto lucidità e colpire in giustezza con un tocco elegante e preciso. Ed ora Vucinic per Tevez, è in chiara difficoltà la Lazio, colpita in apertura di ripresa da Chiellini. Doppio cambio intanto, Ederson e Floccari. E poi da Lichtsteiner, Juventus 3, Lazio 0. Insomma io credo, mi aspettavo che dalla Lazio uscisse dallo spogliatoio con un'altra punta, non è, insomma, stati colpiti troppo a freddo, quindi non è soprattutto un tema tattico, però il fatto che questa squadra, la Juventus, possa disporre, guarda, di fraseggio, di uomini liberi, bisogna portargli un po' di pressione nella loro tre quarti perché escono troppo facilmente dalla fase difensiva, rallentano, accelerano quando vogliono. Adesso la Lazio deve essere richiamata uno sforzo enorme. Sponda di Tevez per Vidal, movimento verso destra di Vucinic, l'ha visto Vidal, Vucinic ancora per Lichtsteiner, Marchetti, Pogba, Marchetti, non è finita e c'è la rete di Tevez, anche lui partecipa alla festa della Juventus, a segno in gara ufficiale al debutto. Tevez è stato tambureggiante questo attacco della Juventus. Una Lazio chiaramente stordita dalle reti di Chiellini, di Steiner non si è riposizionata ed ora serve il poker la Juventus con Tevez. Sì. Le mani della Juventus su questa edizione della Supercoppa. Sì, però guarda, hai visto la Juventus, quanti giocatori sono in fase offensiva. Tante, quindi sono arrivati, sono a posto e adesso possono presentarsi anche all'inizio di stagione. Quindi ci sono tutti i presupposti affinché il nostro paese si intanto c'è un annuncio. C'è l'annuncio, Gianni. E c'è l'annuncio appunto di cui ci aveva parlato, che ci aveva anticipato Antinelli, che arriva puntualmente contro quelle espressioni razziste, i bu e i fischi. E quindi per completare, che il nostro paese diventi protagonista in Europa, dobbiamo assolutamente, ne abbiamo bisogno. Tevez, Vidal va giù, guarda l'arbitro e Rocchi fischia la fine della sfida, stravinta dalla Juventus per 4-0. La Juventus trionfa per la sesta volta, la seconda consecutiva nella Supercoppa nazionale ed eguaglia il Milan al vertice dell'albo d'oro di questo trofeo. E dopo i 2 scudetti consecutivi e la Supercoppa conquistata a Pechino nel 2012, il 4° titolo conquistato dalla vecchia signora nell'era Antonio Conte allenatore. Questi momenti. Arriva la Juventus intanto sul palco per alzare la coppa, l'applauso da parte di Andrea. Andrea Agnelli ha fatto un lavoro straordinario perché in 3 anni ha azzerato quasi il debito della società e ha acquistato giocatori importanti, giovani soprattutto, con i quali costruire un futuro. Credo che il ritorno soprattutto di un uomo Agnelli, di una famiglia Agnelli all'interno di questa società con Conte, perché è stato scelto da Andrea Agnelli Conte, fa la differenza rispetto a quello che era la Juve degli ultimi anni. Eccola qui, squadra chiocciola praticamente da percorrere con la Supercoppa e il trofeo lì
sul suo piedistallo. E allora andiamo alla linea Gianni Cerqueri. Gianni, perché sta per arrivare il momento, fotografia anche immortalata, immortalato anche da questa io da in questa questo tifo. Momento dovrei andare via, accidenti, mannaggia. Ma noi la macchina parcheggiata malissimo, ma adesso meglio, almeno non trovi traffico. Va bene, dopo. Aspetto Gianni a te postazione. 1995, 97, 2002, 2003, 2012 e ora la Supercoppa vinta nel 2013 da parte della Juventus, che aggancia il Milan in cima all'albo d'oro della competizione. La Juventus è già la regina del calcio italiano per quanto riguarda gli scudetti vinti, e a pari merito con la Roma, quota 9 per quanto riguarda le affermazioni in Coppa Italia. Ed ora diventa prima insieme al Milan, appunto come successi nella Supercoppa nazionale, doppietta dunque consecutiva come nell'annata 2002-2003, ora 2012-2013, come a Pechino anche stasera 4 gol, ma lì erano stati necessari i tempi supplementari, un'operazione di doppia rimonta sul Napoli che per due volte era andato in vantaggio. Tra l'altro una curiosità, il gol di Chiellini ha una certa importanza statistica nella storia della Supercoppa, perché era stato nel 2009 l'ultimo gol di un italiano nella Supercoppa, poi da allora 12 gol di marca straniera più l'autorete di Maggio del Napoli a Pechino. E dunque presidente della Lega Calcio Maurizio Beretta procede ora la parte finale della cerimonia attesissima. Abbiamo intravisto anche Mauro Sandriani, che salutiamo veramente come commentatore tecnico di tante telecronache, la testata sportiva della Rai. Si sta preparando Buffon che alza la Supercoppa di Lega vinta dalla Juventus, che ha battuto la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma per 4-0 con le reti di Pogba nel primo tempo, un bal subentrato a Marchisio che ha dovuto mollare per un infortunio al ginocchio destro, e nella ripresa Chiellini, Lichtsteiner e Tevez a segno nella gara di debutto ufficiale con la maglia della Juventus.